Bene, sono un libro, mi presento, di quelli un poco antichi in pergamena. Sono stato promulgato nel 300. Per tutti sono sì, per tutti il codice della catena. Mi chiamano così perché purtroppo, sebbene io del male mai ne faccia, per colpa di quell'uom che è galeotto, m'han congiato così, m'han lasciato così, m'han messo a piena brutta catenaccia. E mi sovviene l'eterno quando penso a tutti gli altri libri, che al contrario di me rinchiuso qui all'interno, son bei libri di vagare, non li vedi mai intristire, stanno comodi in saccoccia, mai un taglietto, mai una goccia, sì. E invece a me tocca stare qui. E come se non fosse già abbastanza, urlò il cretino, ma un colpo di genio gli è balenata in testa un'altra istanza. Rendiamolo, sì sì, rendiamolo, oh no, rendiamolo di pubblico dominio. E da quel giorno mai tranquillo, mai riposo, sempre sveglio, sarà giorno, sarà notte, chi lo sa. Mi toccavano, sfogliavano, scrivevano, sporcavano, ma per quanto tempo devo stare qua? E mi sovviene l'eterno quando penso a tutti gli altri libri, che al contrario di me rinchiuso qui all'interno, son bei libri di vagare, non li vedi mai intristire, stanno comodi in saccoccia, mai un taglietto, mai una goccia, sì. E invece a me tocca stare qui. Ma adesso qualche secolo è passato, siamo nel 21esimo persino, sono stato finalmente sistemato nel bellissimo archivio di Torino. E adesso mi sovviene l'eterno quando penso a tutti gli altri libri, che al contrario di me curato qui all'interno, sono così piccoli e magretti, su scaffali stretti stretti, in cantine e sottotetti, con suo proprio già mai scritti. Fortuna a me tocca stare qui.